Allora, c'è rimasto da fare. Il mago di Waterdeep ha rivelato la vera natura del Grobo. Si tratta della trama Carsita, una magia mai completata creata da Karsus stesso quando cerca di diventare il dio della magia. Mistra ha chiesto a Gale di impadronirsi della corona e di restituirgliela. Non lo farò. Questo non lo farò. Rituale tributo del diavolo che può aprire il portale verso la casa della speranza. Ok, sì. Che è quello che dobbiamo fare adesso. Sì. Poi la lama della frontiera. Abbiamo scoperto che il grande dragone risiede in una tana segreta chiamata Via del Dragone. A quanto pare l'ingresso si trova da qualche parte all'interno della prigione della roccia del dragone. Gli appunti al suo interno suggeriscono che per aprire è necessario usare torce o scintille. Mi ero dimenticata di questa. Raga, abbiamo anche questa da fare, eh. Abbiamo appreso che Gortash sta per essere incoronato arciduca di Baldur's Gate. Questa potrebbe essere l'occasione per Karlach di affrontarlo. Ok. Sì, che poi lo secchiamo con Karlach. Dai. Bisogna fare anche l'entrata della tana di Ansur, ragazzi. Ci serve Will, però, per questa. Perché quella della lama della frontiera è la quest di Will. Allora, torniamo a Baldur's. Alla roccia del dragone. Ah, è vero, le sentinelle d'acciaio. Sì. Abbiamo un sacco di cose ancora da fare, vero? Vero. Eh sì, finirei quella di Will. Che vorrei fare ancora tanti bei riposi lunghi. We broke down the door because it picked the sound like somebody was in trouble inside. That's why nothing's gonna happen to us. Dovrei mettere giù cuore. I spoke to a witness who says you entered the house before the fire started. You've been seeing that for ages and we're still here. Oh, right now. Che Jaira ne ha un'altra? Ne ha un'altra sua? Un sacco di quest per Jaira. Ne altre? Sì? Ah. Allora, Sigale lo possiamo posare. Sì, sono d'accordo. Intanto... mi serve Will. Allora, Will. Mettiamo giù Gale. Shadowheart's memories will be a heavy load. Jaira è l'arpista? Allora quella l'abbiamo fatta. And so is her parents. I hope she finds comfort in that. Nightingale sì o no? Molto carino Nightingale, a me piace. Vorrei che ti unissi. There's no room for me. Prendi il posto di I like how you think. Ah sì, l'ho già completata, infatti. Liberare l'artista. No, questa è un'altra, l'artista. Casa del dolore fatta. Mistico fatta, fatta, fatta. Fatta, fatta, fatta. Vai. Vai. Vorrei far fuori Gortash, porca miseria. Allora, prendo Will e... mi prendo la Githy anche per andare negli inferi, anche se sinceramente avrei preso Karlach. Però prima facciamo quella di... sì, prima facciamo quella di Will. Dai. E... mi manca avere Karlach in party, però. Ma senti, mi sa che metto giù Astarion, però poi chi mi apre le cose? It'll be a long time before she'll come to terms with all this, but at least now she can start free of Shah.
Allora mi prendo la Ghiti Anki. Prendo lei. Perché dovrei respeccare? Va bene, quella di Gorta ce la teniamo come ultima, allora. Ci sta. Grazie, Luciano. Va bene, Gorta ce lo teniamo alla fine. E che io volevo stringere un po' di più i rapporti con alcuni. Cioè, con Cuore siamo già al massimo. Anche con Will siamo già al massimo. Però Will mi serve per la quest della lama. Astarion devo continuare. Con la Ghiti Anki dobbiamo stringere un po' di rapporto. Dai, prendo lei al posto di Cuore a questo punto. Non avrò un healer, ma mi può curare Will. Will ha delle buone cure. It is no small thing to slay one's life bringers. Shadowheart did what was right, not what was easy. Vieni con me. Make space and my might is yours. Vai al posto di Cuore. Well chosen. Sì. Sì, Astari è un caso perso, però mi serve anche per aprire le serrature in realtà. Però vedi, anche con l'Azel siamo quasi al massimo con l'Azel. Va bene. Andiamo a questo party. Fammi vedere come sono equipaggiati, che non mi ricordo. Vabbè, sono messi bene, dai. Oddio. Ho scudi migliori rispetto a questo. È la spada d'argento, sì, questa è bella strong. No, dai, va bene, va bene. Va bene così. Facciamo quella di Will. Let's rehearse this one more time. Affrontare Lord Gortash. Trovare l'entrata della tana di Ansur, la via del dragone. Ok, mi manda qui. Vediamo dov'è questa tana di Ansur. Qua. Ricordo questa cosa. Però non so come si apre. Oddio, c'ero passata, non ricordo come. Tanto rievocherei anche i miei ghoul. C'ero passata, raga, io qui. Però mi ricordo che ci avevo provato e mi avevate detto: Sara, non farlo perché rischi di spoilerarti roba. Non farlo adesso che ti perdi un sacco di roba del gioco. E io quindi me ne ero andata. Ma io qua ci sono già stata. Ero entrata col gas. Thanks. Ah, ok, ok, ce l'ho, ce l'ho. Vabbè, non l'avrei mai fatto di mio, guarda. Grazie, perché ti dico, probabilmente non avrei mai capito. Devo spostare sta roba. Devo dare balle. Cosa vuol dire che non puoi? Ah, perché ci sono pure i sacchi. Devo far diventare la fiamma azzurra. Ah, vedi, infatti non riuscivo. Io ero entrata qua, pensate, con trasformandomi in gas. Infatti io qua avevo già esplorato, l'avevo già fatta sta roba, perché io ero entrata da quella grotta, da un altro punto. Ero già stata infatti qui. Però poi mi avevate detto: no, Kuro, non esplorare ulteriormente, che sennò rischi di spoilerarti roba. Sì, come un gatto, è vero, mi ero trasformata da gatto. E mi mancano le mie creature. Allora, evoca elementale. Allora, tu mi dai un mirmidone dell'acqua. No, aspetta, chi era quello che curava? Vapori curativi, lui sì. Mirmidone dell'acqua che ci fa da healer. Poi, allora, l'Azel mi pare non avesse nulla che sì, alla sua autocura. Però non aveva dei pet lei. No. No, non ne ha.
E Astorion non ne ha. E la mummia ce l'ho. Il mentale ce l'ho. Mi evoco qualche creaturina. Perfetto, così si rifulla la vita. No, questo è morto. Ma che cazzo è successo? Cioè, ne è esploso uno? Ha fatto esplodere tutti gli altri? Ma non facevano così tanto danno? Uno è esploso? Sai che quando muoiono esplodono? Con la sua esplosione ha fatto morire tutti gli altri a ruota. Vabbè, ho capito io. Non credevo sinceramente che facesse così tanto danno quando esplode. È rimasto male. Vabbè, ci riandiamo, easy. Metterà qua. No, ma adesso aspetta. Mo riprovo a risammonarli, ma facendo un'altra cosa. Allora, intanto Will mi serve il mirmidone, l'acqua. Poi avevamo detto. Allora, mo salvo e mi sposto. È stato sui molto immediato, ma sai cosa faccio? Allora, questo ghoul qui lo desammoniamo. Perché non posso? Lo devo congedare. Ma dobbiamo spostarci tutti da lui, in pratica. Venite tutti qua. Poi. Allora, Imp. Vieni. Mummia. Vieni. Vieni. E lo lasciamo esplodere lì da solo. E qui me ne sammono altri. Perché loro in pratica, ecco, vedete, hanno questa esplosione. Però non credevo che facesse così tanto danno. Che miseria. Bel dungeon questo. Here we go. Via del dragone. Eccoci qua. Diario aggiornato. Abbiamo raggiunto la via del dragone, dove risiede il grande dragone Ansur. Dobbiamo farci strada fino a lui. Intanto salvo. Ah sì, la parte del pittore, mamma mia, quella roba lì vorrei non averla fatta. Bears a familiar likeness. It is Balduran, the celebrated adventurer who founded the city. Abbiamo letto prima di lui. Peril floods my province. The palisades fall, the earth does tremble. The servants of shadow and blood assemble. Beyond lies the grand worm, deep in slumber, awaiting a true hero's advent, should my domain drown in torment. Be you the deluge, turn away. Be you the hero, answer true. Are you worthy? Poetic nonsense. There is no worm and no sea. Dai zitto, imperatore. Esamina la statua. Oh, adesso ho anche le ispirazioni del bardo. Life nor spirit within the statue. A powerful variant of magic mouth has been cast on it. Messaggi registra, è una segreteria telefonica. Stiamo parlando con la segreteria.
Io sono degna, aprimi la via. Ancient Ansor, hear me. A champion is proclaimed. The test begins. Let your judgment follow. Ho la manita. A proposito, dovrei rifare un po' di pozioni di velocità. Sai che diceva Starion? Sono due secoli che cammino per le strade della città e non ho mai saputo che c'era, questo sotto di esse. Quali altre meraviglie mi sono perso? Vabbè, immagino che Baldur se ne nasconda di cose. Esatto, poi spacchiamo anche l'imperatore, infatti, diglielo. Sì, poi ci pensiamo noi a lui. Allora, i soldini li mettiamo qui. E... una roba importante dovevo fare. A parte che devo ancora vendere questo quadro. Oddio, c'era una roba importante da fare, non mi ricordo più. Boh, non me lo ricordo più. Ah, sì, le pozioni. Le pozioni. Dunque, velocità, perfetto. Proprio questa mi serviva. Vai, che le ho finite. Elisir. Non mi servono gli elisir. No, quegli altri sono a posto. Si arrivano le pozze di velocità. Perfetto. Ce le abbiamo. Sono qua. Allora, quest'item in realtà io li butto tutti qua dentro. Perché almeno stanno tutti nella sacchetta. C'è che andare in giro con 600 robe. Se non si può. C'è? Ma sei carina. E c'è piccola Lily. Che bella voce che ha la Lily. Estrai gli ingredienti? Hai ragione, dovrei. Forse possiamo farne pure altre di quelli delle velocità. No. Vedere invisibilità. Dai. Non per me più che altro, ma per loro. Cioè, da dare ai miei compagni di party, perché io gli invisibili li vedo anche troppo bene. Il problema sono loro. Vai, prenditene una a Starion. Vai, dividi, separa. Vediamo una. Will. Ok, e ne diamo una a Lesel, che non si sa mai. Vino. Alcuni oggetti non si sbloccano da sole. Conviene andare alla borsa degli ingredienti e cliccare con il tasto destro sugli ingredienti. Davvero? Oddio, io sono piena di ingredienti. Ma aspetta, cosa... cioè, cosa devo fare? Mesci? Oddio. Non sapevo mica sta roba. Non so come funziona, però. Cioè, mi fa fare lui dei mix. Sì, ho fatto armeggiare volo col mio occhio. Ah, devo avere 3 esemplari uguali? Ah, e se ne ho 3, vediamo, tipo questi. No, questa è perché questa ce l'ho già. Aspetta, queste qua le ho già sbloccate. Anche il vetriolo ho già sbloccate. Anche queste. Ma che le ho già sbloccate queste qua. Delle altre non ne ho 3. Tocca raccattarne altre, Sofia. Comunque grazie. È super carina. Mi sta dando un sacco di dritte ottime. Manita. Courage. Insight. Strategy. Justice. Face my tests. Prove your worth. Le prove, bello. Mi piacciono le prove. Sala del coraggio. A champion burns bright, even when rushing waters and moaning winds threaten to extinguish the flames.
Take the torch. Withstand the elements. Prove your courage. Oh, vabbè, easy. Allora, elementale dell'acqua, eh? Elementale d'acqua contro elementale d'acqua. Mannaggia, anch'io ho gli elementali d'acqua. Saperlo. Non portavo gli elementali d'acqua. Se riesco ad avvicinarmi abbastanza per fargli l'attacco, sì. Assorbire gli elementi. Solo Will. È l'unico che può farlo. Che è sta cosa? Ah, cioè adesso lo fanno tutti? Au. Cacchio, sono pure senza healer. Devo congelarli. Aspetta, quanti danni fanno? 3,24. Vantaggio. Sì, Lily. Cosa c'è? Vieni qua. Ah, ho 4 turni per superare la prova. Cacchio, non sono col mio top party, però. Ah. È una sorta di party sperimentale, questo. Fatto esplodere un ghoul, sono esplosi tutti i ghoul. Aspetta, aspetta. Devo durare, sì, il problema è che sono con... non è il mio top party questo. Parti un po' del cazzino. È andata bene, sì. Eravamo tutti un po' troppo vicini. Il problema è che i ghoul sono un'arma a doppio taglio. Se inizia a farmeli esplodere, ne esplode uno, esplodono tutti, diventano un'arma a catena praticamente. Quindi li devo mettere un po' più separati. Quindi dividiamoci. Se no mi ammazza... Sì, sottoclasse petardi, esatto. Vediamoci un po' meglio. Allora, ogni tanto mi si stacca l'audio, io non capisco. Isel, vieni qua. Will. Two steps at a time. Qui va bene. Il tuo Mirmidone, bravissimo. Starion, vai là con Will. E niente, mi si stacca l'audio. Poi Mummia la mando in supporto di Lesel. Limp può stare con me. Oddio, in realtà faccio prima a portarmi direttamente. Ecco, Lilian qua, aspetta. Vieni. E continua a staccarsi l'audio, impazzisco. No, portali qui. Poi stacchiamoci. Ok. E porto la mummia. Limp. Qua. E un ghoul, uno solo. Ah, i ghoul non li posso comandare. Vabbè, finché sta lì va bene. Finché stanno lì, ok. Andiamo. Possono anche stare tutti insieme. L'importante è che non siano vicino a me. Prendi la torcia, vai.
siamo piazzati un po' meglio. Dunque, inizia Starion. Inizia Starion, andiamo su questo elementale. Aspetta che mi sparo anche... Quando colpisce un bersaglio, subisce una penalità di meno 1 ai tiri per i danni... No. No. Hop. Allora col veleno non gli faccio niente. No, non mi piace sta roba. Faccio senza. Vediamo di farne fuori una alla volta. Un piattacco di lui. Aspetta, ho attaccato il mio elementale. Gesù, bambino. Cazzo, sti elementali tutti uguali. Ho attaccato il mio elementale, poverino. L'ho ucciso. Vabbè. Tra l'altro ero tutta casata, che ho detto, guarda quanti danni che gli ho fatto. Pesa benissimo. Io sono riuscita a attaccare, cioè l'unico elementare che non dovevo attaccare. L'importante è separare il party. Vai su di lui, vai. Allora, Will. Questo è mezza ghoul. Bardica. Vai. Pick me up. E poi incantesimi ad aria, porca miseria. No, questo teniamolo per dopo, potrebbe servire dopo. Un bersaglio, tenete 5 punti ferita temporanea di turno, non potete essere spaventati. Se non mi serve adesso, direi. La ferita di massa, no. Dominare. Trama ipnotica. Beffa crudele. Sussurri dissonanti, vai. Bello 2. Allora, Mirmidone. Calatite esplosiva. Farei. Aspetta. No, raga, aspetta. Ho attaccato di nuovo il mio elementale. Ah! Che due coglioni! No, qua li prendo tutti, non posso. Tipo, ho ucciso il mio povero elementale. Il mio elementale è morto. Sì, sì, la voglia, la stanchezza. Ma qua non è stanchezza, sono rincoglionita. È proprio rincoglionimento totale. Vabbè, il mio elementale è morto. L'ho ucciso io, praticamente. Fierissima di aver ucciso il mio elementale. Ma già a me. Folgorante. Dunque, io andrei da lui e gli farei stretta folgorante. Tra l'altro devo farlo entro 4 turni, quindi mi sa che mi sparo una pozza della velocità. Yes, yes. Ah, questo non è sicuramente il mio elementale. In giro non ci piove. Aspetta, il percorso è interrotto. Allora, 1, 2 e 3.
Donna, se volava di sotto ridevo. Mia. Aventalo. No, anzi, stai lontano, va. Questi fanno attacchi ad aria, non vedono l'ora. È stato circondato dai ghoul. Uno dei ghoul non è convinto. Allora, devo liberare il mio PG, assolutamente. Porca miseria, Leisel non la conosco per niente. Ciao, Zen. Grazie per i 3 mesi. Buonasera, bentornato. Non la conosco proprio, lei. Colpo distraente. Vai. Taste my fury. Attacco adescante. Adescato. Anche un attacco sbilanciato e mischia io glielo farei. Madonna, che danni che fa Leisel. È grossissima. Tiene immediatamente un'azione extra? Sì, per ucciderlo, figo, vai. Poi tocca il tuo amuleto per ottenere una stilla della conoscenza arcana dei Git. Ottieni un vantaggio ai tiri per colpire contro le aberrazioni. Wow. Ma lui è un elementale, però non è un'aberrazione. Quindi facciamo un attacco con finta. Porca Eva, i danni! Ma è devastante! Non ce l'ho mai io in party, Leiselma! È sbroccata! Attacco disarmante a distanza, aspetta. Allora, distraente, sbilanciante, adescante, vai. Adescato. E posso ancora attaccare? Ma che dici? Com'è possibile tutto questo? Minchia. Raga, ho fatto 600 attacchi e sto continuando ad andare avanti qui. Va bene. Che sgravitudine. 600 attacchi il guerriero. No, aspetta. E palle. Ci vuole un healer o devo in qualche modo proteggerla, perché sennò continuano ad attaccarmela. Quando saranno pronti i compiti, Kevin? Dopo i compiti. Mi ha detto Mike che prima vuole farmi i compiti e dopo faremo il talk. Another step forward. Perché ha detto che nel talk parleremo anche di alcune cose che ci saranno nei compiti. Sì, a sto giro sto molto attenta a non attaccare il mio elementale, magari. Già. Vediamo un po' il party. Sì, ma guarda, la Villa Fantasma mi ha ucciso mentalmente, psicologicamente, mi ha distrutto proprio nell'anima. Vieni qua. Anzi, mettiamoli qua loro. I miei servant li metto tutti qui. Io starò qui. E vicino a me voglio Leisel.
di quelli che si avvicinano, lei li deve shottare. Ok. Con molta calma. E ci mando anche la mummia. Vai. Vediamo di salvare qui. Notte, ciao Svachan. Notte, notte. Viva Minsky Angelino, sempre. Salvato. Sì. Guerriero livello 11, tre attacchi. È livello 12 lei. A champion, take the torch. Attacco di opportunità. Incantesimo di opportunità. Però sentinella, fuga nebbiosa. Allora, questo è il mio elementale, o no? Aspetta, dov'è il mio elementale? Qui, bene, quindi questo non è il mio elementale. Ok. Ma oh, c'ho l'ansia. Oddio, mi conviene andare su di lui. Perfetto, te l'abbiamo già toccato. Ma questo è il mio elementale. No, ok, aspetta. Stavo andando di nuovo su di lui. Andiamo su questo. Che porca miseria, sono identici. E quando è buio non si vede. Ma cos'è sto attacco 3-13? No, voglio fare il multi-attacco. Poi Mirmidone, mi fai colpo congelante. Vuol dire non puoi raggiungere la destinazione. Hey. Cool. Allora c'erano, madonna. Smezzato, grande Astarion. Si stanno avvicinando a me per cercare di ammazzarmi. Di farmi cadere la torcia, ma sto giro non li facciamo avvicinare. Teniamo lontani. 1, 2, 3. Io ho l'esel che mi protegge. No! Che il problema è che si teleportano, eh. Niente, in contemplazione il ghoul. Prendo un cracker mentre il mio ghoul contempla l'immensità. Too much to bear. Niente, c'erano i bibanesi. questo è il mio elementale. Dove sono i cattivi? Qui. Corona di follia, infatti non funziona su di loro. Ma che vado di danni melee? Oh, ma porca miseria, 4 HP! No, no, no. No, 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 la devo proteggere. O la porto via. Posso provare a confonderli. Dai, proviamo. Vai, confusi. E tiro una parolina guaritrice di secondo livello. Poi, allora, Mummy's Alive.
Hazel. My path be true. Andiamoci in mezzo. Colpo a distante. Vai. Cercando di capire quanti danni faccio con dei colpi normali rispetto a questi. Questi sono 36. Allora, ho 4 danni di superiorità. Una volta per riposo breve. Bellissimi questi attacchi. Ah no, però, aspetta. Però io non ho capito come funziona sto dado di superiorità. No, non ce l'ho, santuario. Su di lui. No, non a distanza. A distante. Brava. Quasi morti. Il problema è che lì non ci arrivo. Andrò di dardo di fuoco. No, come è mancato. Vabbè. Ma comunque è buggato l'elementale. Fa sempre sti suoni strani. Aver cliccato multi attacco perché io non ne combino una stasera. Allora curiamo che non si sa mai. Ups, una elettrificata, però questo è quasi morto. L'elementale dell'acqua è stato curato, ma è stato anche congelato. È un gran disastro. Qui è veramente un disastro in sta zona. Nothing important is ever easy. Tocca a me. Ma io ti faccio le deflagrazioni. 28 e 32. Oh no, ma ha sammonato dei mirmidoni. Dalla zona. Devo resistere 3 turni. Qui ci voleva cuore scuro. Dado 13. Insomma. L'azione bonus per curarla. E tiro confusione su sti due.
poi esco da sto bordello. No time to waste. I mirmidoni hanno tanta vita, prova a spaventarli. Continuo col tiro adescante. In modo che non vadano ad attaccare Lillian. Bella lì. È confuso, ma ciò non gli ha impedito di corcarmi di stalattiti. Per niente. Aspetta. Virtuosismo. Proviamo a sbilanciarlo. Bilanciato. Mirmidone. Mirmidone, mi devi curare Lillian per cortesia. Mi devi far sto favore. Che curano pure i mirmidoni. Però. Bastava portarsi cuore in sta missione. Ciao Ale. La missione con cuore sarebbe stata molto semplice. Non ci pensavo. Uso intermittenza su di me. Me ne vado in un altro piano dimensionale. La serie. Ciao belli. Guarda, mi metto qua, tipo. Se no ho paura che mi facciano cadere di sotto. Cos'è successo? No, aspetta, cos'è successo? È ripartito. Qualcosa non ha funzionato. Che palle. Che palle. Si è disattivato qualcosa. Non lo so. Si è resettato il counter. Forse non posso andare sulle scale. Magari non lo so. È perché sono uscita tipo dall'area. Può darsi. In questo giro mi sparo subito intermittenza. Prima non ci ho pensato. Adesso vado con quella, easy. Cosa vuol dire spazio non sufficiente? Ce l'hai questo? Che sono uscita dalla zona della prora? Ma cacchio, ero lì di fianco. Era fatta, sì. Vabbè. Giro usiamolo. Niente, too late. Cinella e fuga. Ci pensa Liesel. Vabbè,
bersaglio è troppo vicino. Andiamo là. Ma sto ghoul? Cosa faceva in mezzo al prato? Vabbè, è rimasto lì. Ma il problema di sta missione è semplicemente che non ho lì le rimparti. Mi sarebbe bastato avere cuore e l'avremmo già finita praticamente. Beh, posso sempre andarla a prendere, non è un problema, però secondo me con intermittenza posso riuscire a resistere lo stesso. Allora, confusione era molto buono. Tra l'altro è una bella area grossa. No, ma aspetta, ma confondi anche i miei? Ah sì, eh. No, ma questa è la trama ipnotica. Aspetta, ho sbagliato. Infatti, confusione è solo dei cattivi. Sfida a duello. Ok, così è obbligato ad attaccare me. Mi metto vicino ad Astari. Intermittenza. E me ne vado qua. Ah, che due coglioni. Ho capito perché prima. Ho capito perché prima si era buggata. Non posso usare intermittenza perché lascio il piano etereo, vado in un altro piano e quindi si resetta la missione. Non ho due warlock in team. Ne ho uno. È intermittenza, ecco perché prima si era buggato. A chap take the torch. Minchia, 600 volte la devo rifare. Sì, veramente, concordo. Quante pretese, è vero? Aspetta. Bussina. Ho solo danni da veleno? Vabbè che, aspetta, sì. In realtà vanno bene i danni da veleno. Se, non so se loro... Di qualcuno lo subiscono. Un po' poco, ma è così, no? Vabbè, pure il critico. Io avevo una pergamena con Astarion, se non ricordo male. Vabbè, lui sta qua e mi cura. Userò lui per curarmi. Continuamente, costantemente. Sarà il mio healer. Missione dove devo resistere per 4 turni. In realtà volendo anche la cupola dove io non prendo danni. Potrei anche usare quella. Che se elementali hanno un botto di vita.
devo deflagrare a ruota. Capello. Ah, uno è volato di sotto. A posto. Devo stare molto vicino a Lysel. Oddio, forse mi conviene mettermi di lato. Domito. Che fanno danni veramente grossi. Ma grossi grossi. Guarda lì. Confusione, sì. Anche l'ispirazione dovrei. Allora facciamo confusione. Però ne prendo pochi adesso. No, allora ora confusione non mi conviene. Conviene curarla. Prima ispiriamo. Problemi spettrali, non esistenti. Il problema è che lui non viene colpito. Con un detonante uno lo posso spazzare via. Tipo... questo. Però non ne vale la pena perché è mezzo morto. Eroismo. Non ci arrivo, devo essere lì fisicamente. Ok. Sussurri dissonanti, boh, insultalo. Cacchio. Avviciniamoci. Dai, non ci arrivo. Vai, mia mummia che prende la rincorsa è la più carina di tutti. Is alive. Una mummia metropolitana. Dunque, andiamo su questo. What? Che cazzo dici? Cioè, sono arrivata lì potentissima e sono scivolata sul ghiaccio. Dai. Ma che ridere. E allora, mambo. Neanche un millimetro ha fatto. Cosa? No, finisco sto combattimento. Healer, ilami. Vabbè, il problema è che cura un botto anche loro. Vuole andare a dormire Cree, giustamente. Quindi fra un po' mi tocca staccare, sennò faccio casino. I due mirmidoni lì non mi piacciono per niente.
tirare qua, glielo potrei tirare. Becco tutti e tre. Mi metto qua dietro. In modo che se vogliono arrivare a me... Tieni un bonus più 10 la tua prossima prova di caratteristica. Ne spawnano un botto. Non serve. Sto morendo. Dove forse morirò. No, no, lo consiglio da giocare in single player. No, la coppia su sto gioco non mi piace per niente a me. Anzi, la sconsiglio. Cioè, solo una volta la posso attaccare. Devo iniziare a spararmi pozioni una dietro l'altra. Allora, facciamo duello al Mirmidone. Però no, no, devo curare Lilian, sennò sono nella merda. Elisella è ancora per terra? Sul serio? Ti hanno ricongelato e Elisella è ricaduta di nuovo? E si è fatta due turni per terra? Credo di... Beh, potrei provare a spaventarlo effettivamente. Proviamo. Yes. Funzionato. Ti prego, proteggici. Allora, vai dal Mirmidone. Non ci arrivo. La povera Lesè sta facendo il suo peggio. Devo adescarli tutti questi qua. Vabbè, per svantaggio. Però l'ho adescato, brava. Mega cannone. Grazie mille per il Prime. Benvenuto. Minchia, si è fusa anche la webcam. La fa più, poverina. Non ne va. Brava, ma quanti ne stanno arrivando? Scusate. Un po' too much, però. Ma io lancio la barriera su Lilian. Something different. Sennò questi continuano a rompere i coglioni. Mancano tre turni.
No, perché sono troppi. Sono veramente, veramente troppi. Massi due turni. Deve resistere ancora due turni. Critico. Another fight. Let's go. E io sto qua e deflagro. Intanto fammi salvare. Che se succede qualcosa. Lanciarli. Oh, un mirmidone ne è lanciato di sotto, l'altro quasi. Uno è volato giù. Notte dedina. Ciao tesoro, buon lavoro per domani. Ma sì, tanto guarda, fra poco stacco anch'io. Li prendiamo direttamente domani da qui. Un glifo. Da freddo. Torno dentro. Non è vulnerabile, sì. Sono molto impegnative queste prove. Tanto, tanto impegnative. No, come è mancato. Lui è quello spaventato, quindi posso anche fargli l'attacco bello. Dai, è quasi morto. Poverino, non se la può prendere, sono invulnerabile. No, come ci prova. Niente per spingere, mi sa. Però forse ho qualche boccetta divertente che posso lanciare. Qualche freccia simpatica. Tipo questa. Ah. Ufanni. Me ne vado qua al sicuro. Questa pergamena invece di usarla dovevo insegnarla a Gale, porca miseria. Ho scazzato a usarla.
avessi insegnato a Gale sarebbe stato molto meglio. Adesso la devo ritrovare da qualche parte. E probabilmente non la ritroverò mai più. Sì? Un mercante ne vende molti? È la sala del coraggio. Siamo alla prova della via del dragone. Bella impegnativa. Devo resistere praticamente per 4 turni mentre mi vengono mandati contro mirmidoni. Mi attaccano a ruota. Mi attaccano solo me. Vai, no, quasi lanciato giù. Vabbè, l'abbiamo ucciso. Uccisi tutti. Abbiamo fatti fuori tutti. Ah, è superata. One. Prima prova superata. È stata dura, eh? E altre prove mi divertirò? Voglio vederle, almeno vederle. Faccio piano, raga, perché c'è Ponis che è andato a dormire. Ciao, lo zio. Quindi parlo tipo lo stretto necessario. Intanto salviamo. Facciamo riposo. Quello di Balduran. A true champion knows justice and eliminates those who stand in its way. Restore the balance of justice. Justice. No pardon without repentance, and no penalty without mercy. And the right path often lies between the extremes. Mercy, please. Justice should be a harsh lesson. All the better to deter the next vagabond. D'accordo con Astarion questa volta. If such a violence is truly justice, then let it never again be called a virtue. Cleanse the world of those who would stand in the way of the righteous. But do not let such cleansing prevent justice. The judgment. A stern judge, his pockets full of coin, orders a red-haired man to the gallows. A shiny apple rests on the ground nearby. Inseguimento. The chase. A red-haired man is depicted running through the city streets, a flaming fist officer chasing just behind. Forse ha rubato qualcosa. A cloaked woman, hair dark as a raven, looks on from a safe distance. Wish I had a bag of holding. Furto, sì, era un furto. The theft. A red-haired man is depicted in the Hall of Wonders. Thieving what looks to be a priceless artifact. It's an astrolabe of entrapment. It could hold a dozen djinn within it, perhaps even more. Oh, I'll give it a shot. Di qualcosa di molto raro.
The induction. A red-haired man is depicted in hushed conversation with a dark-haired woman. She wears a cloak with an unusual symbol on it. Tally marks totaling the number 9. Vero, c'è 9 sulla schiena. Ci voleva Gail. The child. A red-haired man is portrayed with his cloak's hood lowered, giving an apple to a smiling urchin. Several other children are huddled behind the one receiving the apple, hands outstretched. Non so di cosa parli, Penemollo. Nick, interessante comunque. Ciao, lo zio. Beh, ma io faccio spesso la sera, eh. Sì, di solito non faccio così tardi, però. Già almeno fino alle 11 di solito faccio. From a cart in an open air market. No, fallito su storia. Ok, ma quindi? Il giudice. Allora, aspetta. Salvo. Perché secondo me... mi fa dare qualche tipo di... My judgment is rendered. The thief earns his due. Vinto velato. The shadows are blocking me. I need to get rid of them somehow. Ci voleva cuore. Defender of the people. Ah, vediamo, forse ho delle luci anche con lui. Someone there. No, mi serve cuore qui. Oppure una torcia. Ma volendo anche una torcia. Vediamo se qualcuno dei miei ha una torcia. A parte che io sono senza arma. Cioè, grazie al cacchio che non facevo danni. Ah, ma perché prima avevamo quell'altra arma, è vero. Allora, una torcettina. Sharp as ever. Oh, torcia, ce l'ho. Come faccio a fargli usare la torcia? Volendo c'è anche la lanterna anulare, ora che ci penso. Heading out. Però vorrei che la usasse. Come faccio, raga, a fargli usare una torcia? Ah, ci vuole un incantesimo. Se posso semplicemente spazzarla via. Ok, so come fare nel caso. Allora, mi serve l'amuleto dei cavalcaventi. Venite qua tutti. Aspettatemi qui. Di poterla spostare. Ciao Angelus, ciao, buona serata. Blade at the ready. Non so mica. Quarto pulsantino in basso vicino all'immagine del PG. Ah, grazie. Io sto portando molta luce, ma non basta. No, non funziona neanche questa. No. Ma non so se ho la pergamena. Il problema è che è una roba che potevo fare con cuore, ma non ho cuore. Cioè, non c'è cuore qua con me. Io non so se ce le ho le pergamene. Probabilmente no.
Sa che devo tornare per forza con cuore. Posso farla senza? Devo usare degli incantesimi. Allora, tocca a cuore al posto di Astarion. All's well, I hope. Aside from the obvious. Mi dici dei ricordi che ti sono stati presi? Most are lost forever. Some may creep back into my mind if I encounter anything that helps clear the fog. Then there's what Shah did restore to me. Memories of pain, suffering, both my own and what I inflicted. It's overwhelming. Like a lifetime's worth of nightmares unleashed all at once upon waking. I can barely untangle one moment from another, not that I even want to. I just know that my heart sinks if I let my thoughts wander to them. Carina. Le diranno col tempo, succede sempre così. Perhaps. But in the meanwhile, I'll just have to find a way to live with them. Noi, ti ricordi tutto quello che abbiamo passato? Of course. From the first time I laid eyes on you right until now. That's all safe. I wouldn't surrender even a moment of it. Oh, quanto adoro, cuore. Carina, la mia bestie. A bit crowded, don't you think? You'll need to sì, forse riesaminando i quadri magari potevamo farlo anche senza... Non devi stare. Potevamo farlo anche senza impazzire. Certo che l'ho frenzonata, è la mia bestia. Sorry, sono etero. Il mio PG in questo momento è etero. Allora, vediamo se lei riesce a scacciare la maledizione. Il vestito di Shadow Art è stupendo. L'ho trovato in una delle... in uno dei negozi di coso, di Baldur's Gate. In questo momento, nel senso che questo PG che ho fatto mi assomiglia molto, quindi è etero come me. Palesemente omofoba. Credo. Non penso. Semplicemente mi piacciono i maschi, raga. Cioè, cazzo volete? Allora, scagliare maledizione, vantaggio su forza. Però l'adoro, cuore. Cioè, è la mia amichetta, è la mia sorellina. Allora, svantaggio su saggezza. No, io devo, non devo scagliare maledizione, devo rimuovere maledizione. Serviva cuore, sì. Impiccagione. The hanging. A red-haired man is depicted hanging from a gallows as a crowd looks on. You notice a child in the crowd, a falling tear leaving a trail on his cheek. Let's see what this does. Freedom. No, l'audio. La libertà raffigura un uomo dai capelli rossi vestito con un mantello svolazzante mentre cammina per le strade di Baldur's Gate. Glimpse of a sly smile beneath his hood and a golden coin in his hand. A thief walks free. Is this truly justice? No. Ancora si è staccato l'audio. Questo dipinto la prigione raffigura una severa guardia carceraria mentre fa scivolare un passo caldo nella cella del ladro. Red-haired man has a 10-day left to serve, judging by the scratchings on the wall behind him. Carina la guardia.
forse devo prendere uno di questi. Ah, la prigione, la libertà, l'impiccagione. Io dico la prigione. Sì, la prigione. Allora, intanto salvo perché questo è importante. Io decido la prigione. The dishonorable judge and apply lex talionis. The principle of the sentence. La pena deve essere sempre proporzionata al crimine, esatto. You are a paragon of justice. Oh. Proceed. Nice, thanks. A paragon of justice. Ok, domani facciamo questa. Dai, che è l'una passata. Domani andiamo avanti. Comunque sì, mi sa che manca ancora un bel po'. Molto più di quello che credesti. Vabbè, non è che siamo nel fuoco, perché comunque tanto io martedì volevo iniziare Final Fantasy. Che bello. Visto che dobbiamo ancora giocarci la demo sul mio account, perché io l'ho giocata dalla Square, ma non l'ho giocata sul mio account. Quindi martedì iniziamo Final Fantasy, perché poi ce l'ho già da mercoledì, quindi poi lo possiamo già giocare. Però effettivamente la demo non dura tantissimo, quindi volendo tra domani e proprio alle brutte anche martedì, questo lo finiamo, ce lo portiamo a casa. Sì, sì, oggi ne abbiamo chiuse parecchie di quest. Quindi secondo me per domani, proprio massimo martedì lo chiudiamo. No, non sono particolarmente stanca, avevo voglia di giocare oggi. Serauron, grazie per i 66. Ciao, buonasera. E quindi niente, direi che domani si va avanti col nostro Baldur's, visto che dai, ci siamo ormai.